Secondo alcuni siti web, tra cui wikipedia.org, considerata la regina della televisione italiana, è definita come un'icona della cultura pop in Europa e in America Latina dalla critica italiana e internazionale. Tra gli anni 70 e anni 80 è diventata una precursrice del femminismo e della libertà sessuale delle donne nella televisione e nell'industria musicale italiana e spagnola. Oltre che una sostenitrice della comunità LGBT, il clima è assolutamente di dispiacere, ha raccontato il giornalista. Tutti conoscevano Raffaella Carrà in questo comprensorio. Lei era malata da tempo e si è spenta in una clinica qui vicino. Il cordoglio è forte. Nessuno dei vicini vuole rilasciare interviste. Nel suo palazzo comunque nessuno sapeva. Anche il suo portiere non sapeva nulla. Tutti pensavano che fosse nella sua altra casa nell'Argentario. Per la malattia ha avuto molto pudore. E ancora questa malattia già da diverso tempo aveva attraversato il suo corpo. Lei però non l'aveva detto quasi a nessuno. Le sue ultime volontà erano chiare, una bara semplice e un'urna per contenere le ceneri. Ha preferito non raccontare questi ultimi periodi di difficoltà per non rovinare il ricordo luminoso che tutti abbiamo di lei. La notizia delle sue condizioni in parte erano trapelate, almeno nell'ambiente.